Eccoci ragazzi, finalmente siamo riusciti a comprare i nostri tre iPhone 4S. Qui ne vedete due, il modello nero che abbiamo già scartato e vi abbiamo mostrato le foto appunto dell'unboxing di questo dispositivo, e il modello bianco che invece andiamo a scartare in questo momento. Noi vi abbiamo già mostrato un unboxing video in anteprima dell'iPhone 4S, però in questo caso abbiamo l'opportunità di effettuare sempre l'unboxing però di un iPhone 4S bianco. Andiamo quindi a sollevare la confezione e come vedete già troviamo l'iPhone, che il modello bianco, insomma, lo conosciamo un po' tutti perché l'abbiamo già potuto vedere con l'iPhone 4. Il design anche in questo caso resta più o meno simile, ad eccezione sempre della tacchetta superiore dell'antenna che Apple ha ridisegnato, che ovviamente ha inciso anche sui tastini sul tasto della vibrazione, sui tastini del volume, che effettivamente sono stati spostati un po' più in basso rispetto all'iPhone 4. Allora, andiamo anche a rimuovere la copertura anteriore e posteriore ed ecco il nostro iPhone 4S. Lo accendiamo, compare la mela. Come vedete anche l'iPhone 4S bianco ha lo stesso sensore di prossimità che abbiamo già visto sull'iPhone 4 bianco, che Apple ha anche in questo caso ridisegnato perché, come sappiamo, ha avuto problemi con il modello bianco dell'iPhone 4 che è stato ritardato, eccetera eccetera, la conosciamo più o meno tutti la storia. Quindi mentre il telefono si accende vi mostriamo il resto della confezione. Troviamo la base su cui poggiava l'iPhone. Intanto l'iPhone, come vedete, si è acceso. Troviamo il classico libretto delle istruzioni con la graffetta che ci permetterà in un secondo momento di rimuovere la scheda, di inserire la scheda SIM rimuovendo l'apposito alloggio. Troviamo i semplicissimi libretti di istruzioni e poi la confezione viene completata con il classico caricabatterie da presa, che è rimasto del tutto uguale a quello dell'iPhone 4, le cuffiette Apple anch'esse sempre uguali, e il cavetto USB che funge sia per si può utilizzare sia per la ricarica dell'iPhone con il computer che per la sincronizzazione con iTunes. Adesso inseriremo la scheda SIM nel nostro iPhone 4S e vi mostreremo l'accensione del nostro dispositivo.